A scuola la ragazza viene maltrattata dal professore, che spiega che l'unica forma d'amore è quella tra uomo e donna e viene bullizzata dai compagni. L'unica persona che le è vicino e che la comprende è il fratello della fidanzata. In Armenia non esistono leggi che tutelano gli omosessuali, al contrario ci sono leggi che condannano chi ha questo tipo di orientamento sessuale. Anche per questo motivo spesso i genitori non comprendono e non accettano i figli. Per questo spesso le persone gay si devono nascondere o si rifugiano in forme di deviazione come l'alcol e la droga o arrivano a tentare il suicidio, come il caso dei ragazzi di cui stiamo raccontando. In questo caso noi abbiamo voluto riscrivere il finale, scrivere un finale allegro. Il fratello della ragazza arriva, dice: "Sapevo che avresti fatto un gesto orribile", le ferma e gli regala un biglietto per scappare, per andare in un'altra città dove il loro modo di essere è accettato.